Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver mai ricevuto una nomination ai TGA, e questo è scandaloso. Quella di oggi sarà ovviamente una puntata ricchissima, ma prima di iniziare vi ricordo che domani saremo in live a partire dalle 17.30 per seguire insieme l'Indie World di Nintendo, e anche che ho da poco iniziato un podcast che si chiama Porocast, che potete trovare qui su YouTube, ma anche su Spotify e presto su altre piattaforme. Trovate tutti i link in descrizione. La seconda puntata avrà un ospite d'eccezione, quindi non perdetevela. Bene, voi iscrivetevi, datemi i soldi e fate tutto quello che dovete fare. Io ho detto tutto, iniziamo! Parlavamo per l'appunto di Indie World. Non si tratta di un Nintendo Direct, quanto piuttosto di un appuntamento dedicato al panorama indie che solitamente chiude la stagione degli eventi della grande N. Questa volta l'Indie World durerà 20 minuti e vedrà protagonisti sia nuovi annunci che aggiornamenti su titoli già svelati. Nell'ultima edizione di aprile erano state sganciate delle bombette niente male come Blasphemous 2, Oxenfree 2 e anche Rift of the Necrodancer. Chissà questa volta cosa vedremo. C'è chi parla di una data di uscita per Outer Wilds su Switch? Finalmente, aggiungerei io. Ma ditemi, sotto sotto, ma sotto sotto sotto, qualcuno di voi ci spera ancora in Silksong? Ci vediamo domani a partire dalle 17.30, mi raccomando, non mancate. PlayStation Portal è in uscita questa settimana e se avete ascoltato la puntata 0 del Porocast saprete già che sono tentatissimo dall'acquisto, anche se alla fine mi sa che non cederò. Per chi fosse indeciso come me, segnalo che sono uscite le recensioni della stampa specializzata. Tutte parlano di un device intrigante ma molto limitato, perché, va ricordato, PlayStation Portal non è una console portatile, quanto piuttosto uno strumento per riprodurre in streaming tramite wifi i giochi sulla propria PlayStation 5. Il prezzo è altino, manca la connessione Bluetooth e se volete usare delle cuffie wireless dovete per forza comprarvi la linea premium di earbuds targate PlayStation, e ci sono alternative molto meno costose. Però se non altro ho avuto la conferma che si può utilizzare anche su wifi diversi da quelli della rete di casa, anche se non so quanto sia comodo andare in giro con sto coso. Voi poracci, che ne dite? Si compra o non si compra? E chiuderei questa parte iniziale sottolineando i grandissimi paradossi del mercato videoludico. Avrete sicuramente sentito parlare di Modern Warfare 3, il classico COD stagionale che però questa volta è stato devastato dalla critica. Il progetto, che è chiaramente un DLC riconvertito e spacciato a titolo standalone, è stato massacrato dalla stampa di settore tanto da aver raggiunto un punteggio Metacritic di 50, il che lo fa diventare, senza troppi dubbi, il Call of Duty più schifoso fatto di sempre, ben al di sotto dello scialbissimo Vanguard, che a sua volta però quantomeno si era fermato a un decoroso 73 su Metacritic. Però si sa, successo e qualità non vanno necessariamente di pari passo, e nelle classifiche del Regno Unito, tra i giochi fisici più venduti della settimana, al primo posto c'è proprio lui, Modern Warfare 3, che stacca di netto sia l'altro gigante stagionale EA Sports FC 24 che il bellissimo Super Mario Bros. Wonder. Direi che certe abitudini sono proprio dure a morire. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Purtroppo, come spesso accade per i titoli Nintendo Switch, Super Mario RPG è stato leakato a una settimana dalla sua pubblicazione ufficiale e i piratozzi ci stanno già giocando. Ma sono sicuro che tra di voi non c'è nessuno che scarica illegalmente i software, vero? Rinnovando il solito invito a stare lontani dagli spoiler, se non volete che vi sia rovinata la sorpresa di scoprire il titolo in autonomia, perché anche se si tratta di un remake, questo RPG potrebbe servire qualche dettaglio inedito rispetto all'originale, possiamo sfruttare questo leak per tirare fuori delle informazioni riguardanti lo sviluppo. Il nome di Super Mario RPG infatti nasce storicamente dal sodalizio tra Square e Nintendo prima che il rapporto di stretta collaborazione si interrompesse per diversi anni. Se siete interessati a conoscere la storia dietro a questo gioco, vi lascio il link a un mini documentario che ho pubblicato qualche mese fa. Quindi in molti si stavano chiedendo chi ci fosse dietro a questo rifacimento, e a quanto pare il coinvolgimento di Square Enix è stato minimo. Il publisher ha svolto solo un ruolo da supervisore del progetto. Super Mario RPG è stato sviluppato da Arte Piazza, un team noto per aver lavorato attivamente alla serie di Dragon Quest, in particolare ai suoi porting, in tempi recenti a quelli su DS, 3DS e anche Switch per quanto riguarda l'11° capitolo. Il fatto che dietro ci sia un team esterno spiega tra l'altro il perché sia stato utilizzato Unity come motore di gioco. Nonostante questo, il titolo sarebbe stato diretto da Ayako Moriwaki, nome coinvolto nella
realizzazione di Pikmin 4, il che mi rende proprio felice, ma Moriwaki ha messo la firma anche su Mario & Luigi Dream Team Bros per rimanere in tema RPG. Addirittura lo studio di animazione Nintendo Pictures sarebbe stato direttamente responsabile di alcuni aspetti del comparto grafico come le animazioni. Insomma, si nota una certa cura riposta nel progetto, su cui Nintendo ha investito parecchio. Per quanto magari rimarrà fedele all'originale, quello di Super Mario RPG non sembra essere un remake pigro, e a me questo già basta. Se non lo avete mai provato, il consiglio è di non lasciarsi sfuggire questo remake, io ne conservo dei ricordi bellissimi. Ma in serata sono uscite anche le nomination per i The Game Awards che si svolgeranno il prossimo 7 dicembre. Questo significa che anche le votazioni per tutte e 31 le categorie sono aperte e quest'anno si tratterà di una lotta durissima sotto molti punti di vista. Il 2023 ha visto tanti titoli meritevoli di essere premiati in un modo o nell'altro e c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Nei prossimi giorni, come da consuetudine, ci lanceremo in un video prediction dove voterò categoria per categoria tutti i potenziali vincitori, spesso però votando con il cuore, ve lo dico. Parlando però in generale, la categoria più ambita, quella di Game of the Year, stavolta è proprio un casino. Come si fa a scegliere tra Super Mario, Zelda, Alan Wake e Resident Evil? E questo solo se penso ai miei gusti, ma sono sicuro che Spider-Man e Baldur's Gate 3 saranno tra i favoriti di tantissimi giocatori, quindi mi è proprio difficile pensare a chi possa spuntarla tra tutti questi capolavori. Voi che ne dite? Sinceri, ditemi secondo voi sia chi vincerà il GOTY e chi invece meriterebbe di vincerlo. E per chiudere, poracci, un update che reputo necessario. Infatti grazie a questo video pubblicato da Mystic possiamo fare chiarezza su come funziona il pairing dei lettori ottici esterni per i nuovi modelli di PS5. Come avevamo detto, ogni volta che si associa un lettore ottico a una console PS5 va fatta una sorta di attivazione online. Questa però, per fortuna, non lega indissolubilmente la console alla periferica. Si possono utilizzare anche lettori precedentemente registrati su altre console. In uno scenario del genere sarà necessario disattivare il pairing con la periferica precedente e registrare quella nuova. Anche resettare la console alle impostazioni di fabbrica impone una nuova attivazione online che però può essere fatta con qualsiasi lettore, non necessariamente con quello utilizzato precedentemente al reset. Mystic nel video copre un po' tutte le casistiche possibili e abbiamo così una conferma per me molto importante. I lettori ottici sono facilmente intercambiabili, anche se con una procedura un po' fastidiosa che richiede l'accesso a internet per l'associazione. Però questo significa che nel caso vi si rompesse il lettore ottico, sareste costretti a cambiare solo la periferica e non tutta la console, che già mi sembra un bel passo in avanti. Tutto è bene quel che finisce bene, credo. Fatemi sapere nei commenti se prenderete questo nuovo modello di PS5 slim ma non slim. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, noi ci vediamo domani in live per seguire insieme alle 17.30 qui su YouTube l'Indie World. Voi nel frattempo riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Indie, Michele Cast. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sotto sotto, ma sotto sotto sotto, to, 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 sotto sotto, to, sotto, to, to, sotto.